Durante la mia visita al museo mi sono piaciuti tutti gli animali, ma quello che mi ha colpito di più è stata la tigre, perché da vicino sembrava più grande di come me la immaginavo, soprattutto a confronto con il leone. Poi mi è piaciuto anche il lupo siberiano, perché aveva delle grosse zampe robuste e una testa enorme e appuntita. Mi interessavano anche gli scheletri degli animali, perché si poteva vedere la composizione delle ossa e come funzionavano. Alcuni erano molto diversi da come me l'aspettavo. Dei rapaci mi è piaciuta l'aquila di mare dalla testa bianca, perché era maestosa e aveva un'apertura alare molto grande. Del gufo reale invece mi hanno colpito i suoi occhi grandi e splendenti e i suoi artigli aguzzi. Mi hanno anche stupefatto le dimensioni di alcuni animali, per esempio uccelli più piccoli di un pollice o quelle della scimmia che sembrava in miniatura, mentre l'arce sembrava un cavallo. Molto alto, con corna che sembravano rami di un albero. Anche le zampe della cicogna sembravano lunghe cannucce. Non mi aspettavo che alcuni animali riuscissero a vivere in determinati ambienti, molto caldi o molto freddi, dove è difficile la sopravvivenza. Per sfuggire ai predatori, inoltre, ho notato che alcuni animali, come la pernice o il topo del deserto, possono cambiare colore del mantello o delle pene, oppure essere dello stesso colore dell'ambiente in cui vivono. Guardando tutti questi diversi tipi di uccelli, mi sono ricordato di alcune giornate della mia infanzia, quando ero ancora in Romania con la mia famiglia e andavo a trovare mio zio. In giardino lui aveva una grandissima voliera in cui teneva tanti tipi di uccellini. Io ci entravo dentro e passavo le mie giornate a rincorrerli e a volte aiutavo mio zio a dargli i semi da mangiare.